Già, su, ho capito. Ok, sono collegati. Chiappa, sì, ha senso. Credo. Ora anche l'altro lato, però. Funzionare. Schiaffa! Bene così. Fuochi fatui! Auka! Puoi volare, io devo arrangiarmi. Non vedo altre scorciatoie. Devo scalare ancora per poco. O forse ancora per tanto. Ma sono a buon punto. Ehi, Ugin, voglio raccontarti una storia. C'era una volta un gigante di nome Loki che pensava fosse una buona idea accettare l'invito ad Asgard da parte di Odino. Quindi Odino ha testato Loki. Voleva che scalasse da solo l'intero muro di Rintur. Quindi... Quindi che fa Loki? Continua a scalare. Scala e scala ancora. Le sue braccia sono doloranti, le sue dita intorpidite, il suo respiro affannoso. Ma Loki continua a salire, un appiglio alla volta. Su e su. Fino in cima. Posso solo salire. Ok, ok, avanti. Dai, devo tenere duro. Ah! Avanti! Ok, posso farcela, posso farcela, ci sono quasi. Salve. Ciao. Dunque, quale parte di questo enorme muro ti ha fatto pensare... Oh, i visitatori sono ben accetti.
sono stato convocato da Odino. Il padre di tutti ti ha convocato. Perfetto. Allora perché tu sei fuori e non qui dentro? Perché non glielo chiediamo? Hai finito? Ora, che cosa Odino, il padre di tutti, il re degli Aesir, potrebbe mai volere da un essere come te? È una cosa tra me e Odino. Tu non ne hai la minima idea, vero? Credi di potermi tirar su o... No, non credo che lo farò. Penso che invece ti mollerò. No. Sì, ti mollerò. Addio. Aspetta. Pensa quanto si infurierà il padre di tutti sapendo che hai ucciso il suo ospite. Loki degli Jotnar. Gli Jotnar. I nemici del mio popolo. Io non sono tuo nemico. Sarò io a deciderlo. Di qua, Loki degli Jotnar. Aspetta, è il Gjallarhorn, ma tu sei Heimdall. Ovviamente.